Milano e la Lombardia puntano ad una transizione energetica sempre più veloce, le bollette sempre più care, il nostro pianeta che sempre più ci chiede pietà visto il cambiamento climatico. Sono tutti fattori che dovrebbero far riflettere e mettere in campo una serie di azioni affinché la transizione energetica porti dei benefici all'ambiente ma anche alle nostre tasche. E di queste tematiche il forum Quale Energia, promosso da Lega Ambiente Lombardia, si è voluto concentrare, promuovere il dibattito sull'energia, facendo anche un punto sulle performance dei comuni nell'ampio scenario delle rinnovabili. A che punto siamo? Siamo al punto che di questo, ad esempio, 370% in più di fotovoltaico che dovrebbe essere messo sui tetti della Lombardia, ne abbiamo costruito una porzione minima, meno del 10%, quindi, come dire, con un ampio margine, ma ampissimo margine di miglioramento. Su Milano abbiamo sollecitato l'amministrazione a correre non solo sugli edifici pubblici ma anche su quelli privati, quindi non ostacolare i processi, perché anche questo ha un valore importante. Oggi abbiamo bisogno di risparmiare energia e ogni pannello che si mette vuol dire consumare un'energia gratuita che è quella del sole e quindi consumare meno dalle energie fossili con cui viene prodotta l'energia nel nostro territorio, nel nostro paese. Noi continuiamo a sollecitare che venga messo ancora più fotovoltaico, comunque riqualificato il patrimonio edilizio pubblico, perché si parte anche da lì per risparmiare energia e poi, come si diceva, appunto agevolare tutti quelli che vogliono, spesso sono ovviamente a Milano condomini, provare a mettersi un impianto, magari per fare anche una comunità energetica o per fare semplicemente dell'autoconsumo e quindi, come dire, prendere anche degli incentivi importanti per come dire, guadagnarci anche qualcosa. Nel convegno sono stati portati alcuni esempi di edifici che hanno appieno sposato la direzione verso cui i palazzi moderni e non solo dovrebbero andare nell'ambito della transizione energetica. È stata completata la ristrutturazione di diversi edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano. Qui quello che possiamo che è stato ottenuto con isolamento a cappotto 25 cm, eliminazione di tutti i ponti termici, anche quelli attorno agli infissi, ventilazione meccanica con recupero del calore dall'aria espulsa e una riduzione del fabbisogno di energia dell'80-90% a seconda degli edifici. Quindi si può decidere quando fornirgli energia e, per esempio, fornirgli energia quando è disponibile da fonti rinnovabili. E l'altro punto che forse è importante è che questa ristrutturazione è costata molto poco, circa 450 euro a metro quadro.